amici redattori di Tutandroid.net. L'avete riconosciuto? È un Umi Hammer S, il nuovo dispositivo di fascia bassa della casa cinese. Andiamo a scoprire insieme pregi e difetti. Eccoci quindi con il nostro dispositivo, velocissimo unboxing. Nella scatola troviamo telefono, Alimentatore e cavo che è USB Type A da una parte e USB Type C dall'altra. Nessun problema quindi di compatibilità con i eh, vari caricatori che potete già avere perché potete utilizzare benissimo anche questo cavo. Mettiamo via la scatola. Eccoci con il nostro Hammer S, partiamo dall'analisi fisica del dispositivo. So, eh, abbiamo sul fronte un display da 5 pollici e mezzo, sopra abbiamo capsula audio, fotocamera frontale, qui sotto i tre tasti eh, menu. Home e, e indietro da notare tra l'altro che il tasto eh, menu ha la stessa forma del tasto applicazioni recenti di android quindi non si capisce perché quindi questa scelta da parte di eh, UMI andiamo ad esempio a sbloccare il dispositivo vediamo se ci riesco come vedete attiva il tasto menu e non quelle applicazioni recenti che si attiva in questo modo sul lato inferiore abbiamo qui la porta USB Type-C con il, eh, la griglia eh, dell'altoparlante e il microfono principale. Sul lato destro abbiamo il tasto di accensione e spegnimento e il bilanciere del volume. Sul lato superiore invece abbiamo il jack da tre mezzo per le cuffie. E questo, questa piccola porta qui è una porta a infrarossi per comandare eh, televisori, eh, lettori Blu-ray, qualunque altra cosa che si comandi con un. Con gli infrarossi, il lato sinistro è completamente sgombro, il lato posteriore ospita il lettore di impronte, il doppio flash LED e la fotocamera principale da 13 megapixel. Da notare una volta aperto due cose, la prima è la, la cover a contenere il, la, la protezione dei LED che sono esposti eh, completamente una volta rimossa la cover, dopodiché la batteria è da 3200 mAh rimovibile, sono presenti due eh, mini sim, due slot mini sim e uno slot micro sd. Andiamo a richiudere il tutto. Accendiamo il display allora. Prima vi parlo un attimo delle caratteristiche eh, tecniche. All'interno abbiamo un processore di tipo quad core Mediatek MT6735M che opera a 1 GHz, quindi il classico eh, processore che abbiamo già visto fin qui su molti dispositivi di fascia bassa cinesi. È accoppiato a 2 GB di RAM, 16 GB di memoria interna. Eh, una cosa, un fatto abbastanza rilevante è il peso di questo dispositivo, parliamo di 199 grammi di peso, vi, vi assicuro sono veramente tanti anche perché non sono molto ben bilanciati, quindi si sente veramente tanto che questo dispositivo pesa. Un altro fatto sono le dimensioni: dimensioni di 154 x 77,4 x 8,5 mm. Si sentono tutte, non è facilissimo da impugnare. Se lo volete usare con una mano eh, siete dei, eh, il degli illusi, purtroppo, perché è praticamente impossibile utilizzare questo smartphone con una mano sola. Due sono il mio: se ne avete tre è anche meglio. Battute a parte. Una cosa interessante di questo smartphone è il fatto che i lati sono completamente in alluminio eh, su tutto quanto il dispositivo, la solidità è abbastanza buona, il dispositivo è robusto e eh, solido, non è esattamente granitico perché un pochino si flette la cover posteriore, ma ho visto di molto peggio, quindi da questo punto di vista eh, UMI Hammer S è decisamente eh, promosso. Parliamo quindi del display. Vado a sbloccare il dispositivo, collettore di impronte. Apriamo il nostro display tester. Eccolo qui. No, grazie. Qualità del display. Andiamo a vedere i vari colori. La riproduzione è abbastanza buona. Il bianco, come potete vedere, è sufficientemente buono. Non è abbastanza equilibrato. Poi, chiaramente, questo è il giudizio che posso darvi senza un colorimetro. Il nero è abbastanza profondo, non è profondissimo, ho visto di meglio anche su questa fascia di prezzo, eh, diciamo però che non è il classico grigio scuro eh, abbastanza bruttino che si vede di solito eh, su questi dispositivi, insomma, comunque in generale è uno schermo con una buona riproduzione dei colori, eh, non è una, una cosa, mh, non è ottimale, insomma non è ottimo, però sicuramente... Eh, rispetto alla fascia di prezzo intorno ai 120-130 euro in cui è inserito questo smartphone sicuramente eh, si piazza abbastanza bene. Ecco andiamo a vedere un attimo adesso la gamma. Allora qui purtroppo la gamma è abbastanza brutta nel senso che è del. Eh, qua dovrebbe essere, dovrebbe, non, dovrebbero non esserci distinzioni tra la, banda, tra, tra la barra e lo sfondo a 2.2. In realtà questo accade a 2.8, che è decisamente eh, più in là, quindi la, sulla gamma non ci siamo. Viceversa, però, con gli angoli di visuale. Ci siamo abbastanza, non, è... non sono perfetti, però di diciamo che se non avete gli occhi che escono dal corpo tipo lumaca che guardate da questa angolazione eh, dovreste riuscire ad utilizzarlo senza problemi. Parliamo ora del software, abbiamo installato la versione di Android 5.1 Lollipop, quindi una delle ultime uscite, non esattamente l'ultimissima visto che è appena uscito eh, Marshmallow, ma eh, comunque una versione abbastanza recente. Umi sta comunque continuando ad aggiornare il dispositivo, quindi non escludo che uh, arrivi anche uh, Marshmallow, non si hanno ancora notizie in questo senso. Ma uh, Minetech ha già detto che uh, supporterà il processore che è stato utilizzato per HammerS con Marshmallow, quindi ci sono buone speranze in questo senso. Come da, da tradizione Umi, non abbiamo modifiche sostanziali al uh, sistema, abbiamo solamente queste piccole modifiche al uh, launcher, per cui qua la ricerca non è quella di Google. Uh, qui abbiamo il tasto Umi per accedere al drawer delle applicazioni e poi abbiamo le classiche modifiche di Mitechac per cui i profili audio Hot Not. Abbiamo poi questo clean button che serve a chiudere tutte quante le applicazioni presenti in background. Abbiamo poi la possibilità di attivare e disattivare i dati eh, direttamente con questo tasto. Per il resto non abbiamo modifiche importanti al sistema, abbiamo il classico MiraVision per in, per variare le impostazioni des, del display, per cui contrasto, saturazione, temperatura del colore, eccetera. Eh, Un affatto che può sembrare eh, che può sembrare poco rilevante è il fatto che la luminosità adattiva funziona effettivamente come l'ha intesa Google. Vi segnalo questo perché molti smartphone cinesi invece con luminosità adattiva intendono luminosità automatica, come era su KitKat. Dopodiché andiamo a vedere in audio e notifiche, abbiamo per l'appunto come dicevo prima i vari profili. In batteria abbiamo il risparmio energetico di standby classico di Mediatek. Dopodiché abbiamo la possibilità di mostrare la percentuale della batteria. Adesso non so se riesco a farvelo vedere, ma compare il numerino qui, piccolissimo, praticamente impossibile da leggere. Infatti, per, eh, per essere sempre sicuro, ho installato due applicazioni. No, scherzi a parte. Uh, abbiamo poi Smart Wake che permette di uh, fare varie operazioni a, a schermo spento, per cui doppio tocco per accendere piuttosto che uh, swipe verso l'alto per sbloccare direttamente il dispositivo, piuttosto che la C per la fotocamera, insomma le classiche opzioni di Mediatek. Passiamo ora a una cosa un po' più interessante, cioè il, il lettore di impronte. Adesso inserisco il PIN. Eccolo qui. Allora, il lettore di impronte devo dire che è molto veloce. La pecca principale che ha è che a schermo spento non funziona. La seconda pecca che eh, vi riporta è il fatto che spesso e volentieri, quando si è al telefono, si sente una vibrazione che appare apparentemente immotivata. Nella pratica è perché si va a toccare il sensore con magari il medio o con un altro dito che non è registrato, questo fa vibrare il telefono per segnalare che l'impronta non è stata riconosciuta ma se non ce ne si accorge si finisce per domandarsi perché il telefono vibria a caso mentre si sta facendo una telefonata. Come avete visto, la, il riconoscimento è abbastanza veloce, bisogna fare un minimo di attenzione a posizionare bene il dito, ma una volta eh, soddisfatta questa condizione si riesce ad utilizzarlo senza problemi. adesso devo reinserire il PIN. Eccoci qua. L'applicazione uh, per gestire le impronte è veramente molto basilare, permette di aggiungere uh, dita piuttosto che di bloccare l'uso uh, di applicazioni, ad esempio proviamo a bloccare il browser, se andiamo ad aprirlo viene richiesta la password o il dito, eccolo qua, sblocchiamolo che poi dobbiamo fare la prova. Di navigazione, uh, ops, torniamo indietro. Nel frattempo mi ha richiuso tutto. Ok, uh, inserisco per la terza volta il PIN. È una cosa un po' lunga. Scusatemi. Uh, non ci sono poi altre particolari cose. Si può attivare o disattivare quando lo si attiva. Ora che il dispositivo si è ripreso dal crash eh, andiamo ad aprire, a fare una prova di eh, navigazione, andiamo sul sito, tuttandroid.net Eccolo qui, chiudiamo la pubblicità. Caricamento come vedete è abbastanza veloce, non velocissimo, idem scrolling, eh, funziona abbastanza bene ma... Non è sicuramente dei più veloci, facciamo un minimo di zoom anche in questo caso. Eh, stesse considerazioni di prima, andiamo quindi su un sito un po' più pesante, cambiamo rispetto al classico Corriere, andiamo su repubblica.it. Anche questo un bel mattone, eh, se mi passate il termine richiediamo un sito desktop. eccoci qua caricamento abbastanza veloce zoom abbastanza buono navigazione con lo zoom un po meno ci mette un po di tempo a eh, ricostruire tutte quante le immagini, ecco, una volta fatto poi in realtà si comporta abbastanza bene, insomma l'esperienza di navigazione con MRS è discreta, non è eccezionale, ho visto di meglio anche in questa fascia di prezzo, ma eh, per quello che è l'hardware del dispositivo non se la cava comunque male. Andiamo a vedere un attimo la fotocamera, intanto vi faccio vedere come avevo pulito perfettamente il dispositivo prima della prova ma è eh, strapino di ditate il eh, vetro non è assolutamente oleofobico e si sporca veramente con una facilità esagerata andiamo a sbloccare di nuovo ok interfaccia della fotocamera che è eh, quella classica di mediatek né più né meno quindi scatto eh, fotocamera cambio della eh, fotocamera, flash, HDR, eh, scatto col gesto, dopodiché modalità foto live, inseguimento movimento, bellezza viso, panorama e per finire veduta multiangolare che è eh, la classica visuale dei Mediatek. Parliamo quindi ora di gaming. Eh, le prestazioni di questo Hammer S non sono certo eccellenti in questo campo. Riesce a garantire un'esperienza di gioco eh, decente, ma nulla di più. Purtroppo il processore eh, MT6735M opera solamente 1 GHz e questo chiaramente lo limita molto nel campo videoludico. Eh, ok, qua sono andato avanti intanto su un altro dispositivo, perfetto. Andiamo a, a aprire una gara a caso. Intanto alziamo il volume così vi faccio sentire l'audio che in realtà è abbastanza mh, cattivello diciamo. Ora intanto come avete potuto vedere il gioco non è fluidissimo già solo nei passaggi del menu. abbassiamo il volume. Adesso vediamo di fare... Oh, qua c'è gente che mi travolge. Vediamo di fare un'acrobazia così da avere un po' di schizzi. Allora, il gioco si comporta tutto sommato abbastanza bene. Potrebbe sicuramente comportarsi molto meglio. Soprattutto in queste... Con... Sì, sì come vedete va assolutamente in crisi il dispositivo eh, il frame rate cala parecchio e soprattutto eh, si hanno proprio problemi a eh, gestire il gioco soprattutto in condizioni in cui magari bisogna avere un gioco che risponde molto e è scattante eh, e risponde subito ai comandi insomma non va così bene l'audio come com come dicevo prima non è Uh, così buono perché a volume alto finisce per diventare uh, distorto e poco chiaro. Questo è un problema derivante dal fatto che l'altoparlante, pur essendo sul lato inferiore, e questo è un pro, è di bassa qualità. Ci avviciniamo quindi verso la conclusione di questa recensione. Prima parliamo un attimo delle specifiche più eh, telefoniche di questo Umi Hammer S. La recensione è abbastanza nella media. L'audio in capsula eh, non è a volume altissimo, non sempre è chiarissimo, insomma, è classici difetti degli smartphone provenienti dalla Cina. Per il resto eh, abbiamo qualche distorsione ad alto volume per quanto riguarda l'audio la, eh, dell'altoparlante principale e per finire la batteria purtroppo è solamente nella media, non si riescono a ottenere risultati strabilianti come eh, fanno intendere la capacità e il processore a basso consumo. Eh, per quanto riguarda invece i pro. E i contro che ho riscontrato in questo dispositivo, facendo un riassunto di quelli che ho esposto nella recensione, possiamo dire che tra i pro abbiamo l'alluminio, l'esperienza stock del software e per finire un buon lettore di impronte che risponde bene. Tra i contro dimensioni e peso che sono veramente eccessivi, soprattutto il peso che eh, è veramente molto elevato. Dopodiché la finitura che sa abbastanza di economico nonostante l'alluminio, e, eh, come già detto, la durata nella batteria solamente nella media, anche se ci si aspettava un pochino di più. Detto questo, io vi invito a lasciare un bel mi piace al video, a controllare la recensione scritta, dove potete trovare anche eh, gli scatti di prova eseguiti con la fotocamera di Hammer S. Eh, io per il momento concludo qui un saluto da Riccardo per